giorno e la storia. Oggi è il 13 novembre. ...1990. Tim Berners-Lee realizza la prima pagina web. 1974. Muore Vittorio De Sica. 1887. Londra. Prima Bloody Sunday. Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore dell'Adige e Alto Adige. Una grande italiana che sa raccontare e guardare l'Italia come pochi altri, da Ciamaraini, e oggi parlerò di lei. Novembre 1974 muore Vittorio De Sica. Il cinema italiano perde uno dei suoi protagonisti. Nato nel 1901, esordisce dietro la macchina da presa nel 1939 con Rose Scarlatte, ma il suo nome è legato in maniera indissolubile alla grande stagione del neorealismo. Con Chouchà e Ladri di biciclette vince l'Oscar per il miglior film straniero. Dirige Sofia Loren in La Ciociara, Ieri, Oggi e Domani e Matrimonio all'italiana. Con quest'ultimo è ancora Oscar. Lei avrà il grossissimo premio che le abbiamo riservato. Trattandosi di bacio, lei avrà a disposizione un bacio di Lola Falana. Mi perdoni, Lola Falana che sta girando il film. Quando dico che ti amo, dovrà darle un bacio. Vuole il rullo? Sì. Il rullo per... Prego. No, dico... No, scusi, aspetti, no. No, scusi. Lei mi perdoni, no, meglio il tamburo lo lasciamo da parte, perché... Sono emozionato. Se lei è emozionato, se vuole delegare... No. Dicevo... Lei faccia i fatti suoi, io faccio i fatti miei. Sì, no. Lei faccia lo spiglio, io faccio l'ospite. Io in questo momento devo fare anche i fatti della televisione, perché ci vuole un bacio televisivo. Come? Vuole chissarlo. No. Novembre 1887. A Londra si consuma la prima delle Domeniche di Sangue, che costellano la storia della guerra fra Regno Unito e Irlanda. Circa 10.000 persone, operai inglesi e irlandesi, che marciano nei pressi di Trafalgar Square nella manifestazione organizzata dal Partito Socialista Britannico e dall'Irish National League, vengono caricate dalla polizia. Ci sono dei morti e moltissimi feriti. Novembre 1990. Tim Berners-Lee realizza la prima pagina web appoggiandola sui server del CERN di Ginevra. Il giovane fisico inglese studiava da oltre un anno un modo per creare un'infrastruttura informatica che consentisse di condividere informazioni sparse per il mondo. La difficoltà principale era quella di trovare una lingua unica con la quale le diverse macchine potessero comunicare fra loro. Gli ingredienti tecnologici, come il protocollo di trasferimento HTTP, messo a punto da Vinton Cerf e Bob Kahn, esisteva già, ma è il loro assemblaggio a costituire una svolta epocale. Berners-Lee decide di non commercializzare l'invenzione, che gli sarebbe potuta valere miliardi di dollari in royalties,
E su questa duplice premessa di gratuità d'uso e di partecipazione di chiunque volesse alla costruzione dei siti, la rete crescerà esponenzialmente in pochi anni. Novembre 2015. Daesh compie una serie di attentati simultanei a Parigi, causando 128 morti. I principali fatti di sangue avvengono allo Stade de France con 3 esplosioni durante l'amichevole di calcio Francia-Germania e al teatro Bataclan nel corso di un concerto rock, dove si svolge la più sanguinosa fra le 6 sparatorie pianificate dai terroristi. I responsabili sono quasi tutti cittadini francesi di origine nordafricana. 6 kamikaze islamici si suicidano con le cinture esplosive. Novembre 1941. La portaerei Ark Royal della Marina Britannica viene affondata al largo di Gibilterra dal sommergibile tedesco U-81. La nave è stata molto attiva nel Mediterraneo negli anni della guerra, scortando i convogli per Malta. Il suo relitto viene ritrovato nel 2002 da una troupe della BBC. Novembre 1971. La sonda americana Mariner 9 raggiunge Marte. È la prima sonda a orbitare attorno al pianeta rosso. Raccogliendo il testimone della gemella Mariner 8, che aveva fallito al momento del lancio, la sonda continuerà ad orbitare intorno a Marte fino al 27 ottobre 1972, inviando sulla Terra oltre 700 foto. La Mariner 9 rivela la presenza di grandi crateri vulcanici sulla superficie marziana e indizi importanti della presenza di acqua sul pianeta in epoche remote. La sonda Mariner invia anche le prime immagini dettagliate delle 2 piccole lune di Marte, Phobos e Deimos. Novembre 1868. Muore il musicista pesarese Gioacchino Rossini, compositore prolifico, consacrato dalle opere Tancredi e L'Italiana in Algeri, rappresentate a Venezia nel 1813. A soli 37 anni e all'apice del successo, si ritira dalle scene con un'ultima opera, il Guglielmo Tell, a cui seguiranno sporadici ritorni come quello del 1841 con lo Stabat Mater. Novembre 1969. Circa 500.000 persone si radunano a Washington per manifestare contro la guerra del Vietnam. Il movimento pacifista protesta dopo la divulgazione di clamorose notizie riservate sul conflitto e all'indomani della scoperta del massacro di My Lai. Alla manifestazione partecipa un movimento capace di attraversare trasversalmente tutta la nazione, uomini bianchi e neri, ricchi e poveri. Novembre 1936 nasce a Fiesole Dacia Maraini. Fra le più note scrittrici italiane, è negli anni 70 fra le fondatrici del Teatro della Maddalena, gestito da sole donne. Qui, 5 anni più tardi, sarà rappresentato il dialogo di una prostituta con un suo cliente, tradotto in inglese e francese e rappresentato in 12 paesi diversi. Io sono dalla parte delle donne perché penso che
sia giusto così, prima di tutto perché sono una donna io, perché mi riconosco nella storia delle donne, perché penso che ci sia stata tanta ingiustizia. E siccome io sono istintivamente portata a mettermi dalla parte di chi subisce le ingiustizie, anche gli uomini per carità, dove ci sono ingiustizie mi sento portata a reagire. Ciamarini nasce a Fiesole, vicino a Firenze, e questo pezzetto della sua cultura l'accompagnerà sempre, l'accompagna anche oggi. È figlia di Topazia Aliata, pittrice, nobile, e un pezzo di questa Sicilia, della nobiltà, anche della decadenza, c'è in molti suoi libri, a cominciare da Bagheria. Ed è figlia dell'etnologo Fosco, che è quello che la porta in Giappone per studiare un popolo perduto in quel momento, che è il popolo Haiku. Ebbene, si ritrovano però in Giappone negli anni più complicati. Dace è piccolissima e inizia la sua crescita finendo in un campo di concentramento, perché la storia cambia all'improvviso e il Giappone li fa prigionieri. Ecco, quel pezzetto di storia torna, però tornano molte altre cose della sua scrittura, che è una scrittura ancora oggi molto limpida, molto tersa, ed è una scrittura che troviamo sui giornali, in particolare sul Corriere della Sera, troviamo nei suoi libri, troviamo nei suoi saggi, ma troviamo anche nelle sue opere teatrali. Si dedica molto al tema delle donne, si dedica al tema della violenza sulle donne, si dedica certo ai temi dell'emancipazione, ma sa raccontare anche, come pochi altri, le cose della vita, le cose dell'Italia. Fondamentali anche gli incontri, l'incontro con Alberto Moravia, lungo suo compagno, l'incontro con Pierpaolo Pasolini, di cui ancora oggi lei si chiede spesso cosa scriverebbe, cosa farebbe, cosa denuncerebbe nell'Italia di oggi, l'incontro con Elsa Morante. Da Ciamarini ha una grande capacità, cioè quella di attraversare l'epoca che ha vissuto e l'epoca che sta vivendo in questo momento con uno sguardo sempre molto contemporaneo su ciò che accade, ma forte di radici profonde, quelle radici che già da piccola la portarono, per esempio, a prendere le distanze dall'ambiente siciliano, dall'ambiente mafioso, per tornare dal padre a 18 anni, andare da lui a Roma, vivere anche anni molto difficili, quando il padre guadagnava molto poco, studiare, leggere e soprattutto scrivere pagine che ancora conserviamo e che non a caso di anno in anno la fanno candidare al Nobel della letteratura. Boninsegna. Ancora Boninsegna, tiro! Rete Boninsegna! 13 novembre 1943. Nasce Roberto Boninsegna. Attaccante del Cagliari, dell'Inter e della Juventus. Per due stagioni consecutive, nel 1971 e nel 1972, Bonimba è capocannoniere del campionato. Nella finale della Coppa Rimé Italia-Brasile a Città del Messico nel 1970, il suo gol del pareggio ci illude per tutto il primo tempo. Poi sarà goleada brasiliana. Finirà 4-1. La vita è molto semplice. Lunedì, quando vado a casa a trovare i miei genitori, perché so che loro ci tengono molto che io vada a casa, essendo figlio unico, loro aspettano solo il lunedì per vedere come sto. Di solito arrivo sempre verso lunedì mattina, così verso mezzogiorno li trovo in negozio. Mia madre c'ha un negozio d'abbigliamento e loro sono lì che mi aspettano, perché sanno appunto che arrivo a quell'ora lì. Thank you.
io di mio figlio sono sempre stata entusiasta. Anche come calciatore? Anzi. Cioè, lei per esempio, quando suo figlio rompeva le scarpe, i pantaloni per giocare a pallone, non lo sgridava? Non mai sgridato, perché io ci tenevo che diventassi un grande calciatore. Beh, lei è un'eccezione. Ma il suo marito, come la pensava? Anche lui. Io volevo che studiasse, ha fatto le tecniche, però visto che il bambino non riuscivo a scuola, ho detto a te è meglio che continui il calcio perché le doti ce le hai. Cioè, devo dedurre che Roberto è uno di quei pochissimi fortunati ragazzi che andando male a scuola i genitori non lo rimproveravano. Mai. No, guardi, anzi, gli devo dire quando il povero Ligio Vecchi, alla sinistra dell'Inter, è venuto a 14 anni e mezzo. Quando è venuto Vecchi, il povero Ligio Vecchi, purtroppo adesso è morto, chi gli ha detto che io giocavo abbastanza bene. Mio padre gli ha risposto che l'aveva già capito anche lui. Dal momento che mio padre ha capito che potevo riuscire, è stato, diciamo, il primo talent scout. Che cosa rappresenta per lei suo figlio? Per me rappresenta la cosa più grandiosa che un padre possa arrivare a avere. Perché era stata la mia rivalsa nella vita, arrivare al mio bambino a gradini così alti, insomma. Cioè una rivincita della vita, sì, sua, sì. Che forse non è stata sempre facile. Sì, proprio, sì, proprio. Boninsegna crede nella coesistenza pacifica? Sì, si crede. Anche perché in questi giorni ho letto che Nixon va a Pechino. Beh, per la verità io intendevo la coesistenza pacifica tra lei e Riva. Qua il problema è più grave. Comunque penso che si sono messi d'accordo Nixon e Mao Zedong. Possiamo metterci d'accordo anche io e Gigi. Novembre 2002. Durante una tempesta esplode un serbatoio a bordo della petroliera Prestige. La nave riversa in mare oltre 60.000 tonnellate di greggio. È uno dei più gravi disastri ambientali mai avvenuti, una vera e propria Chernobyl del mare, che altera irreparabilmente l'ecosistema della costa galiziana. La petroliera si inabisserà 6 giorni più tardi. Un'altra striscia nera lucida. Una ferita di petrolio sul mare, inferta da una petroliera, stavolta al largo della costa nord-occidentale della Spagna. La Prestige, un vecchio modello, sarà proibito dal 2015, aveva in pancia 77.000 tonnellate di greggio. Se non si blocca la perdita, sarà uno dei disastri più grandi, simile a quello della Braer, che sulle coste dello Shetland nel 93 provocò 1.500 miliardi di danni e distrusse un intero ecosistema. Ma la nostra memoria si perde in tanti buchi neri sul mare, in un susseguirsi di pellicani spalmati di olio scuro, scaraventato da vecchi barconi con lo scafo bucato, incapaci di stare a galla in mare agitato. Come quella bomba ecologica chiamata Petroliera Erika, caduta nel 99 sul fondo del mare Bretone con le sue 20.000 tonnellate di olio combustibile, recuperabile solo al 10%. Quali sono le cause di tutto questo? L'invecchiamento delle flotte internazionali, che fa risparmiare denaro ma spreca ambiente. L'Europa vorrebbe ispezionare almeno il 25% delle petroliere che passano nei nostri mari, ma non ha i mezzi. Si può solo sperare in rimborsi in denaro, a catastrofe avvenuta, previsti da un vecchio provvedimento del 71. Che cosa mi sta succedendo? 13 novembre 1937. Nasce a Pistoia Ugo Pagliai, attore di teatro, cinema e TV. Se tutto funziona, quelli non fanno neanche in tempo a fiatare. Negli anni 70 raggiunge il massimo della popolarità con sceneggiati televisivi come Le 5 giornate di Milano, Madame Bovary, L'amaro caso della baronessa di Carini. La baronessa, prima di cadere, si appoggia al muro.